Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Doran Red. So che è da tantissimo tempo che non faccio un video e qui con me c'è il signor Dragonol, che è uno dei nuovi membri che farà parte della mia vita. Che mi accompagnerà in questa avventura di Astroneer, vero? Vabbè, no, ma Massimo ti lascio morire, però vabbè. Quanta felicità in questo video da parte tua. Ah. Vabbè, ma ti dico io che devo fare. Spettacolare, ciò che vedo, spettacolare. Comunque stavo dicendo ragazzi, torniamo a noi e ignoriamo il signor Dragonol. Da tempo che non facciamo dei video sul mio canale. Dopo tanto tempo che non faccio un bel video. Finalmente siamo ritornati. È appena stato Dragonol, ti stai perdendo una bellissima cosa. Ho trovato un satellite abbandonato. Allora ragazzi, se in questo video vedete che il gioco lagga, non sono io ma il gioco. No, è il suo computer. No, impossibile, non laggo così tanto. In realtà veramente, a differenza dell'altra volta, va molto meglio, lo sai? Forse hanno fissato qualcosa. Hanno sistemato qualche piccolo bug. Va infatti molto più liscio il gioco. Si vede che hanno aggiornato le cose, signor Dragonol. Io ancora devo entrare. Io ancora non devo entrare. Allora. Ma non ti devo invitare? Allora, vediamo. No, devi fare un ti faccio il mio solito PG. Quanta felicità di questo signore. Che cazzo ci vuoi ad entrare? Mi stai aspettando? Madonna, quanto è grosso sto coso che ho trovato? Che cazzo è? Il continuo della... No, sta finendo l'ossigeno. Corriamo. Corriamo come dannati. Guarda chi è arrivato da noi, ragazzi. Sta ancora volando, non so perché, però è qui vicino a noi. Allora, prima cosa, costruiamo la piattaforma. Una bella piattaforma. Ormai Dragonol è morto, quindi non lo vedremo per un po'. Non so cosa sia questo coso enorme. Ho trovato una cosa enorme che tu ci servono i pannelli solari per prendere energia. A me lagga sempre. Tu laghi sempre nella tua vita. Sei una persona triste per questo lag. Hai visto, trovato già una prima ricerca? No, semplicemente perché tengo un computer portatile. Vabbè, questi sono dettagli della vita. Io direi di prendere un po' di resina. Cos'è quella cosa? Ah, no, niente. L'astronave. L'astronave. Hanno messo un sacco di piante. Come corre veloce? Aspetta. Dai, cavolo. Abbiamo aggiornato le opzioni che abbiamo più dentro l'anno. Allora, per il momento ho preso già due di resina, quindi diciamo che è il momento di iniziare a fare le piattaforme. Il mio personaggio sembra un deficiente quanto corre. Ciao, Dragon. Ok. Nah, non ci pensare, lo so che la vita è triste, se vuoi ti coccolo. Arrivederci. Stavo vedendo una cosa. Sei solo... Veramente guarda qui cosa hanno aggiunto. Ci sono altri pezzi dell'astronave e questo ancora non l'ho scavato del tutto. Non ho aggiunto niente. Io sto prendendo la resina come al solito. Inizialmente, sempre. È sempre composto, qui non c'è. Qua serve composto. Sì, ma guarda qui questa strada, non riesco a scavare. Non c'ho mai energia. Aspetta il giorno. Il problema è che non abbiamo pannelli solari, aspetta il giorno cosa? Un mio amico mi ha detto che non mi sente laggare. Interessante. Quattro nel laggo. Colpa tua. Mi porti in lag. Non è vero. Invece è vero. Ragazzi, Valerio Ghi è forte il lag. Dai cavolo, ti serba tutta l'energia. Ho trovato composto. Non guardate i video di Valerio. Non guardate i video di Valerio. Dislike, mettete tanti dislike. Non commentate, anzi commentate. Deoran Red è un arancia arancione. Allora, vicino a me arancia arancione non lo dici più. Allora, io sto per morire. Io invece ho trovato una ricerca strana, non l'ho mai vista. È tipo mi si blocca il gioco con le palle, però. Sto gioco è pieno di bug. Avete riciccione! Una nuova forma. Allora, mi sono salvato all'ultimo secondo, stavo per aspettare. Ha raggiunto questa nuova ricerca, guarda. Ti somiglia. Quell'altra è brutta, ti assomiglia. Cosa?
Niente, non ho detto niente. È vero, tu non hai il coraggio di dire le cose in faccia. Traditore. Plebeo. Cavolo, ho sbagliato tasto. Comunque già ho fatto la ricerca. Cosa Vai con calma, io ancora mi devo pensare che siamo fatti. Allora, senti, non è colpa mia, io sto facendo quelle, le cose giuste. Io voglio capire cosa è questo coso. La prima volta che lo vedo. A parte siamo stati fortunati che l'abbiamo trovato veramente molto vicino. Ah! Ma sei Monello! Non mi bloccare che non abbiamo i tether. Un giorno se ti staccherò la testa, no? Non è che l'ho fatto per farti del male, no. Vabbè, in caso muori, non è che... Dobbiamo Bastardo, sto scavare. riuscendo a sopravvivere! No! Ok, va bene Ah. comunque, ti accetto come amico comunque, anche se hai problemi con te stesso. Ok, capisco. Ah, che poi è più forte, dai. Fai uscire anche il cervello dal naso. Non mi va di buttarmi per... Per soffiarmi il naso. È questo è giusto, mi sembra anche giusto. Comunque per adesso non siamo. Aspetta. Comunque per adesso ancora non abbiamo fatto un tubo, però va bene. Comunque, Guardate. bravo. Guardiamo il Tony tra. trova sempre la base Vabbè, stai bene. zitto. Adesso l'ha fatta a cazzo di cane. Guardiamo come sorge il sole da lontano. Un Bellissimo. cavaliere qui perché fa sempre la base bene. Adesso l'ha fatta a cazzo di cane. Proprio che Bellissimo, peggio non bellissimo il c'era. sole, bellissimo il sole. Sì, ma io intanto voglio scoprire cosa è questa astronave, ci vuole tanto tempo per Me frega scavare. un cazzo. Però in teoria ora sto recuperando. Cioè, un pezzo che vola, ok. Non capisco a che serve questo coso. Cioè, qualcosa deve esserci all'interno. Guarda lì quanto è grossa! Ma stai vedendo? Ma cosa? Dove stai? Dove mi volevi uccidere? Ah, vuoi morire, ok. Hai visto? Aspetta. Non capisco cos'è, è la prima volta che lo vedo. Hai fatto la ricerca? Facendo. Però potevi fare la solita base, l'ho fatta a cazzo di cane. Vabbè, la ricerca non fa niente così. Vediamo cosa scopriremo. Sai, è vero che ora buggerei giù? Ok, no. Ho avuto paura anche io, mi fa. Dinamite! LOL! Non l'abbiamo mai fatto! Che dici? Dinamite c'è. Lo so, però l'abbiamo fatto, mai la scoperta. Capito Ah, cos'è? vabbè, dopo fa cagare, non serve a niente. E vabbè, però almeno abbiamo la dinamite. Ma nulla. Quindi possiamo creare le dinamiti adesso. Quindi vuol dire che ci sono, c'è una risorsa per creare dinamite. Però è inutile. Stai zitto, cuccio. E chissà adesso cosa scopriremo. Oh, le grandi ricerche, le grandi ricerche. Un cazzo. Condensatore combustibile. Per adesso il mio obiettivo è, sca è, vabbè, scapire, è capire cosa è questo coso. Devo scendere un attimo però. Mi aiuti Ma a. non è niente, non Secondo me c'è qualcosa stai un all'interno. cazzo. Se te li inventi le cose, secondo me c'è qualcosa. Sei in una beta, cosa vuoi trovare? Sei una persona che illude il mondo. Se ti dico che ho trovato roba. LOL! Dove? Cosa vuoi Rame, trovare? titanio. Titanio? Ho trovato Tu di te cosa? qualcos'altro. Non vedo niente però. Alluminio. È una capsula Grande. tipo. Sì, invece. Non so manco dove stai. Sotto. Ho preso anche un'altra cosa. Che ti farà felice. Allora muori. Anche. Prendi. Dove stai? Non ti trovo. Sai perché non mi trovi? Perché sei gay. E Ah, non quella è là. Non sai un'offesa. cos'è quella là, scusa. Una capsula. Aiuto! Sto soffocando. Muori. Non voglio morire. No, devi morire. No. Ah, hai preso, non è il posto. Ah.
Vedi che serviva qualcosa, tu non ci credevi. Va un posto. Almeno risparmiamo del composto per costruire. Tanto non la troveremo. Vabbè, sincero, è veramente spettacolare questo gioco. Nonostante già ci abbiamo giocato, abbiamo una trentina di ore, rimane sempre spettacolare. Oppure voglio che lo finiscono adesso. Ma per adesso non lo so, vedriamo. Stanno facendo niente. So che all'inizio sarà un po' palloso come al solito, perché dobbiamo prendere tante risorse ed è scocciante, lo so. Però appena partiamo per le ricerche, un giorno andremo anche al centro della Terra, promesso. Ah. Per la felicità di qualcuno. Non si chiama Dragonon. Verrà. Quante piante. Siamo pieni di piante qui. E ossigeno. Vabbè. Io sto prendendo un sacco di ossigeno. E lagga. Perché tu lagghi. No, ho sbagliato, ho fatto un pannello solare, che palle. Tu fai cagare, tu non capisci niente di questo mondo. Sei solo un uomo triste, senza vita. Che me ne frega dell'idrazina, perché c'è l'idrazina? Allora, gli devo fare di tether. Devo io un po' di tether. Io no. Ho trovato composto. Bellissimo quando salti in questo gioco. Ti regala tante emozioni sempre, come bambini. Non è vero, è meglio la tua luna saltare. Ma perché non scava? Come so io. Allora, sto tornando a casa e ho trovato tanto composto energia lì. Infatti faccio una bella stradina nel caso. Tu cosa ne pensi? Io sinceramente sono una persona che va molto sotto terra. Tu sei una persona brutta e ben diversa. E voi, sono il ricercatore. I grandi ricercatori, mi dicevo. Sì. Allora, ora posso mettere i tether, finalmente. Ah, finalmente, che bello. Dai, che palle, mi dici che laggiù lo posso mettere, poi non lo posso mettere. Sto per picchiarti. Facciamo come uno che ho visto. No, fanculo, non ti voglio più. Sulla luna. No, fanculo, ti ha messo tipo 3 ore. Mamma. Se non è facile arrivare. Però è arrivato sulla luna, poi cioè, fra poco la toccava da me. È bellissimo. Poi quando cadi, boh, ha fatto un mega volo, bellissimo. Bellissimo, eh. È morto tipo, penso. Vabbè, sarà figo. Come capiamo, siamo capitati di fianco al campo fiorito di ricerche. Siamo capitati in tante zone utili, secondo me. E tutti stanno aumentando. E poi in questo, nei campi fioriti è pieno di composto. Ah sì, in effetti, infatti ne ho trovato un sacco e lo sto continuando a prendere. Io nella mia partita, dove sto da solo, sono un campione di tipo quelli là. Ora c'è un bel po' di roba. Ma devo usare un attimo la roba, ma a parte possiamo anche costruire, credo, adesso. Comunque, visto che sono su YouTube, voglio salutare una persona, sì. E dirgli uno speciale messaggio. Francesco Massafreghi. Questa parte da tagliare, insomma. Allora cosa? Sto pensando a quello che potrei andare a fare su. Tagliarti il pene. Quella retina. Tagliarti il pene potresti fare. No, vado a prendere quella retina. Io sto posando roba qui. Vado un po' a prendere del composto mentre tu fai le tue ricerche. Comunque, bellissimo questo gioco, adoro tantissimo tutto quello che c'è intorno a questo gioco. Comunque tra poco ci fermiamo, che siamo arrivati già a 20 minuti. La troia, mi sono buggato nel terreno. A buggarti, amico, ti salverò io.
Non è vero. No, mi sono sbagliato. Come puoi rimanere anche che lì? Che cazzo la stai facendo la base? Ricchione. Cosa fa? C'è la base, sta venendo fatta. Che? Hai laggato tantissimo, di nuovo. Sta facendo la base a minchia. Non è vero. Perché a minchia? Sì, invece. Perché a minchia, scusami? Scusami, perché a minchia? Guarda, aspetta. Sto su altro, niente. Ma se non capisci niente tu. La tempesta, tempesta, tempesta. No. Tempesta, tempesta. Allora. Mi sono nascosto. Valerio, no? Dimmi, che cazzo serve questa cosa qui? Serve, e io ti direi di nasconderti prima che muori. Che c'è un tempestone enorme. Vabbè ragazzi, mentre c'è la tempesta gigante, vi salutiamo qui. So che questo primo gameplay è stato un po' così così. Ovviamente vi ripeto che ritornerò a fare gameplay dopo tantissimo tempo. So che sono tipo 3 mesi che ormai non faccio gameplay, però avevo smesso per svariati modi, cioè per diversi motivi, tra cui uno era che ultimamente c'era tantissimo il calo di ascolti del canale, quindi mi ero un po' annoiato di questa cosa e vabbè, poi altri casini nella mia vita, quindi is ok, però adesso adesso va tutto bene, quindi ritornerò a fare gameplay come una volta e ora il mio compagno di... Va tutto bene perché ci sono io, ecco, sì, però. Bravo, perché c'è lui. Ok ragazzi, visto mentre Dragonol vola nel sopra il terreno e dondola come un bambino, grazie a lei ai sassi che arrivano. Ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti, ciao a tutti. Dragonol, non ti piace salutare? Non ti saluta la gente. Ah, okay. Addio, non arrivederci mai più.